Il bianconero sventola sempre in testa la classifica dopo la settima giornata del massimo campionato. L'Udinese esce indenne dalla trasferta di Bergamo, 1-0 contro l'Atalanta, preziosissimo visto l'andamento del match. Per fortuna dei friulani, quando l'attacco non va, c'è la difesa con un super Handanovic che dimostra come sia lui oggi il numero uno a livello continentale e non solo. Il portierone bianconero estrae dal cilindro interventi da campione, evitando che gli orobici passino. Metà gara in 10 uomini, causa l'espulsione di Pinzi, ma alla fine la testa della classifica in condominio con la Juventus resta. Dopo lungo infortunio si è visto, seppur negli ultimi 7 minuti, Floro Flores. La prova del centravanti napoletano va valutata comunque in chiave futura. Siamo certi che Floro non tradirà, tornando a bucare quella rete, dimostrando che il suo ritorno a Udine vale qualcosa di più delle solite parole. Intanto gli uomini di Guidolin sono già al lavoro in vista dell'impegno di Europa League, in programma giovedì sera, ore 19.05, allo Stadio Friuli contro l'Atletico Madrid. I colconeros hanno pareggiato pure loro 0-0 nell'anticipo della Liga contro quel Granada di proprietà della famiglia Pozzo. Guidolin avrà a disposizione l'intera rosa, dunque vedremo quali alchimie tattiche il tecnico di Castelfranco avrà in serbo per fermare il blasonato squadrone iberico. Intanto godiamoci il posto al sole, c'è chi sta peggio.